Grazie di essere qui oggi. Grazie a te. Praticamente l'esperienza mi ha fatto una piccola consulenza, ti ringrazio per questo e ti ringrazio per il tema. In realtà parliamo più della persona oggi. Partiamo da lontano. Dove nasci, un po' l'infanzia, che scuola hai fatto? Allora, nasco a Torino nel 94. Nasco da una famiglia normale, mamma e papà che lavoravano entrambi, papà sempre nel settore dell'edilizia, quindi impresa edile, mamma ha fatto diversi lavori, quindi operaia, poi ha avuto un negozio, poi di nuovo operaia, una serie di cose. Inizio i primi anni di vita vivendo a Torino, poi ci trasferiamo, non avevo ancora ricordo, ci trasferiamo nella prima cintura di Torino, quindi una cittadina un po' più piccolina, e sto lì fino ai primi 4 anni di vita. A 4 anni poi ci spostiamo in campagna, quindi totalmente lontano dalla città. È da lì che iniziano i primi ricordi. Quindi ricordi del trasloco, i ricordi dell'integrazione in un paese che non conoscevo assolutamente nessuno. Quindi inizio a frequentare l'asilo. Vado in un asilo di suore, quindi una formazione molto rigida, Rigida, inquadrata. molto inquadrata, che però devo dirti che a livello di disciplina Cosa? mi ha insegnato tanto, nel senso che c'erano tante regole da rispettare, c'era una convivialità da rispettare, il momento della preghiera, il momento del gioco e appena c'è anche una parola sbagliata fuori posto, punizione da parte delle Ti suore. hanno insegnato la rigidità? Abbastanza, un po' di Ok. rigidità, sì. Poi, Piccolino. sì. Poi, vabbè, inizia tutto il percorso delle scuole. Quindi partiamo con le scuole elementari, dove ti devo dire che mi sono sempre un po' sentito fuori luogo in quelle circostanze, perché comunque non ero tanto interessato a quelli che c'erano, riuscivo a star seduto. Per me star seduto in un banco era veramente drammatico, quindi dovevo sempre alzarmi per andare a fare cose. E mi ricordo un insegnante che diceva: non farai mai nulla di buono nella vita, no? Che carini questi insegnanti, proprio E già questa mentori. cosa me la ricordo ancora. E vabbè, termino le elementari e poi arriva il momento delle scuole medie. Scuole medie inizio già lì un pochettino a zoppicare, sia sulla parte comportamentale che sulla parte proprio didattica, quindi inizio di voti non propriamente bene perché proprio a me non piaceva studiare. Quindi mi applicavo veramente, veramente poco e alle riunioni le solite frasi: è bravo, ma non studiavo. Però vado, la sfango, come si dice, no? Sfango questi 3 anni e mi iscrivo in un istituto tecnico a indirizzo informatico, perché Caso, oppure ce l'ho mi ok. piaceva tanto la parte informatica e poi comunque in famiglia che cosa si diceva? Finiti gli studi, poi si va a lavorare con papà, no? Nell'impresa di famiglia, perché poi Detto. esatto, gli Ok. disse che tutta una serie di cose. E inizio questi primi anni di istituto tecnico, quindi cambiando città perché nel mio paese non c'erano scuole tecniche, c'erano solo le elementari. Quindi ogni scuola dovevi spostarti con pullman, eccetera, Ok. eccetera. Quindi tu bus, sei andato a scuola, compagni nuovi, tutta una situazione nuova. Diciamo che i primi mesi non sono così malvagi, ma poi iniziamo anche qui a zoppicare soltanto sotto il profilo proprio didattico, no? Quindi il primo anno riesco a bocciatura, quindi vengo rimandato di 3 materie, faccio corsi di recupero Sì. per andare a recuperare tutte le materie. Si ricomincia da il secondo anno, la situazione è la medesima, e al che alla fine di quell'anno decido di cambiare scuola. Quindi terminati questi 2 anni decido di cambiare scuola e proprio cambiare anche indirizzo. Quindi sempre un istituto tecnico, cambio città e è un istituto tecnico però con un indirizzo meccanico, perché in quel periodo avevo iniziato a uscire in moto, quindi motorino, poi moto da cross, quindi quel settore lì mi piaceva particolarmente. Il problema è che c'era tanto a livello di richiesta a livello didattico, perché io ho fatto 2 anni con un indirizzo completamente diverso, passare Quindi a cambiare questo tutto. aspetto era davvero complicato. Quindi faccio 6 mesi in maniera estremamente drammatica, dove i miei genitori vengono convocati 2 volte dall'istituto per i miei voti. Il problema è che io intercettavo queste lettere e quindi non No. sono mai stati convocati ufficialmente. Quindi Quindi ho fatto veramente, poi non andavo quasi mai a scuola, cioè in realtà l'hai vissuta non bene, no, giusto? malissimo. Io penso, se li ricordo ad oggi, gli anni peggiori della mia vita, no? Quando per tanti ragazzi sono gli anni Quelli più belli. belli, perché Come costruisci amicizie. Io amicizie non le mai costruivo secondo te l'hai vista così male? perché mi sentivo sempre fuori luogo. Ma evidentemente io penso, tipo con la mia, tanto mi interessa poco della scuola, però
La scuola è credo sia uno stampino uguale per tutti, ma le persone sono tutte diverse. Tu vai, se tu vai, se la scuola fosse, cresci tutti come i pesci, per esempio un cavallo, ti senti inadeguato, però sei nato per correre. Se non penso che sia una cosa, la fatto di vedere negativa perché tu sei nato per fare altro. Assolutamente sì. Riesci a terminare gli studi? Allora, riesco a terminare perché poi cambio scuola, dopo 6 mesi il cambio scuola e vado in istituto professionale. Okay. Essendo il terzo anno chiudo con la qualifica. Certo. Chiudo con la qualifica e quell'anno lì parlo con i miei genitori, ok, basta studi perché non è mio, okay. Inizio a lavorare con mio padre. Questo accade a giugno di quell'anno, ad agosto già iniziamo a lavorare e a settembre sarei diventato ufficialmente lavoratore con mio padre. Che cosa succede? Il 31 agosto di quell'anno cado in moto e faccio un incidente abbastanza grave, perché comunque mi rompo tibia e perone, e quindi un infortunio che mi tiene fermo 6 mesi, quindi in quei 6 mesi non avrei potuto lavorare. Allora mia madre, che ci tiene tantissimo, ci teneva alla scuola, dice ok, devi terminare il studio, tanto hai 6 mesi, non ti puoi muovere, è inutile stare a casa a fare nulla, ti iscrivo ad una scuola privata. Così termini gli ultimi 2 anni da privatista, scegli l'indirizzo che vuoi fare, ma chiudiamo il diploma. E quindi in relazione al fatto che avrei dovuto lavorare con mio padre, dico ok, geometra per forza, almeno porto a casa qualcosa anche a livello di titolo. Chiudo questi 2 anni da privatista in maniera più dignitosa, perché comunque lì studiavi, era un centro studi e poi andavi a fare gli esami per chiudere gli anni alla carriera scolastica. Quindi termino questa parte e inizio a lavorare con mio padre. Inizio questa carriera con lui, ma anche lì iniziavano ad esserci i primi pensieri non positivi, nel senso che non era quello che volevo fare. Ho detto, boh, magari devo costruire di più, no? Allora dico, tanto vale che associo il lavoro con lui anche a degli studi universitari. Da che non volevo studiare, lì faccio il posto. Stavi cercando la tua strada, no? Stai continuando a cercare, questo no, esatto, questo esattamente. No, e tant'è che decido di andare a fare la facoltà di architettura. Sì, perché eri esatto, perché esatto, portavo a casa poi un risultato. E che cosa succede? Succede che parto bene, nel senso che mi impegno, perché comunque se studiavo quasi portavo a casa, e mi preparo questo esame, questo primo esame, e decido di dare un semestre un solo esame, perché volevo concentrarmi su quello e perché lavoravo anche già nel metro, quindi sì, facevo le cose. Vado super motivato, il primo esame era un esame di storia dell'architettura, me lo ricordo ancora oggi. Io secondo me ero preparato, ho fatto un bel discorso, avevo portato anche una bella relazione e l'insegnante si era fissato su questa cosa che arrivando a studi tecnici, geometra, non potevo presentarmi all'architettura perché non avevo le competenze per svolgere quella facoltà. Chiaramente mi boccia, ci rivediamo al prossimo appello, allora decido di abbandonare per sempre quella che è la carriera proprio di studi. E lì avevo circa 19 anni, sì, avevo 19 anni. Contestualmente a questo, perché poi c'è il gancio di quello che accadrà dopo, in famiglia accogliamo il nostro primo cane, no? Io per 19 anni non ho mai avuto un cane, perché i miei genitori chiaramente dicevano non sei abbastanza maturo per prenderti cura di un altro essere vivente, c'è cioè un impegno differente, eccetera, è giustamente vero. E quindi accogliamo questo cane. Questo cane, cucciolo di pastore tedesco. Prima volta un cane in famiglia, assolutamente inadatto a gestirlo, no? Quindi iniziano i primi problemi. Salta addosso, tira il guinzaglio, distrugge tutto in casa. Allora non ne sapevo nulla, quindi scrivo online, digito online, Addestratori Tori Torino e trovo un centro in cui recarmi per addestrare questo cane. Vado e inizio a fare delle cosine, ti insegnano a sistemare il cane, a insegnare determinate cose e tutta una serie di cose. Finito però questo addestramento non porto a casa nulla. Cioè, vedo che alla fine il cane non ha risolto quelli che erano i problemi principali, no? Io continuo a lavorare con mio padre, cioè sono due fronti che vanno dei pari passi. Continuo a lavorare con mio padre, un po' insoddisfatto, un po'. Cioè, cercavo qualsiasi cosa che mi potesse far sentire appagato. Cercavi le tue passioni, cercavi te stesso. Cercavo corsi da fare, però poi ero indeciso. Erano anche uscite altre opportunità a livello lavorativo, no? Però mio padre non era proprio convinto di lasciarmi andare oltre, certo. Quando dicevi il lavoro ce l'abbiamo qui perché devi fare altro, no? Però non ero appagato. Cercando, guardando in giro, vedo corso per diventare addestratore cinofilo. Allora dico,
visto che il mio cane non è educato, perché non faccio io questo corso? Così poi posso educare il mio cane come dico io, no? E poi chissà che cosa ne capita, no? Allora, anche qui mio padre non era molto d'accordo, no? E invece mia madre dice sì, fallo, perché lui vedeva che non avevo ancora trovato quella che era la mia strada, quindi dice, vado, ti sostengo io in questa scelta. Allora inizio questo, diciamo, questo corso di formazione. All'inizio di questo corso di formazione proprio impazzisco, nel senso che sento che quello finalmente ti piace. Sento che quello che mi piace la fare. La realtà che sei tutto qualcosa ti piacesse veramente? Assolutamente sì, proprio penso che quello sia stato un momento interessantissimo, perché poi io non avevo praticamente alcun preconcetto rispetto a quello che era il cane, perché io cani non avevo mai avuti, quindi non avevo neanche la presunzione di dire. Bravissimo, okay. Tant'è che per questo aspetto tanti corsisti avevano abbandonato. Quindi durante questo percorso io inizio già a visualizzare e dico ok, io farò questo. Ed è la prima volta che riesci a visualizzare? Assolutamente sì. Visualizzo le tue passioni. Visualizzo già il nome, la struttura, tutto quanto e dico appena finisco questo corso mi lancio in questa attività. E termino il percorso di formazione, avendo chiaramente promosso, quindi con profitto e avevo già risolto i problemi che avevo con il mio cane, perché poi quindi hai messo in atto le pratiche, esattamente, perché poi da lì sviluppi un tuo metodo, un tuo approccio, delle tue cose. Inizio a farmi i primi mesi a domicilio delle persone, quindi lasciavo la candina in giro, la strappo il numerino, ormai non si usano più quelle. No, anch'io. Strappo il numerino e chiama se hai bisogno e vedo che anche lì le cose funzionavano. Poi anche lì mio padre inizia a credere proprio in questo progetto, no? Inizialmente lui è restio. Ha visto che dice, ha visto entusiasta, esatto, visto. Inizia a credere in questo progetto, quindi io lavoravo un po' con lui, un po' seguivo questa mia passione. E grazie ad una sua conoscenza individuo un posto perfetto per andare ad aprire la mia prima struttura. Quindi individuo il posto, visualizzo anche lì già tutto quello che dovevo fare, come dovevo farlo, quindi vado in banca, chiedo i primi soldini per aprire questa struttura e dico a mio padre che inizia a costruiamo questa struttura, quindi si investe nella condividere per il fatto che abbia condiviso questo. Sì, cose. esatto, quindi inizialmente un po' di diffidenza, ma poi esattamente poi c'era e abbiamo fatto questa prima struttura, no? E da lì poi c'è un momento di switch in cui decido di non seguire più l'attività di famiglia, quindi dedicarmi totalmente a questo. Tutto per questo. Esatto, e contestualmente a questo però iniziano anche le difficoltà, perché comunque viviamo ancora con loro in famiglia. Però parliamo di 9 anni fa. 9 anni fa era un settore proprio di nicchia, quello dell'addestramento dei cani, no? E a maggior ragione nel luogo in cui ho aperto questa struttura era difficile prendere il giro. Mentalità chiusa? Esatto, mentalità chiusa, io non avevo le competenze di oggi, quindi marketing non sapevo che cos'era, brand identity non sapevo che cos'era, proprio... Si è lanciato, sì. Una volta mio madre riparare. Se vado a vedere anche il logo che avevo, era tutto abbastanza imbarazzante, no? Quindi tante difficoltà per i clienti. In più, in quel periodo frequentavo una ragazza che non mi aiutava sotto questo aspetto, nel senso, questo che stai facendo non lavoro, sì, questo no. È un hobby, e non venivo ben visto, poi okay. neanche da volgare la sua famiglia, quindi questo, quando tu vivi in un contesto, in un ambiente dove non ti senti apprezzato, dove ciò che fai viene sminuito, allora tu inizi a credere a quelle cose che certo, hai detto. Certo, diventa tossico, non c'è la mente di buttarti giù da solo, sei diventato. Esattamente, quindi anche lì poi ho iniziato ad avere, anche per questa situazione, un rapporto molto conflittuale anche con la mia famiglia, quindi iniziava un periodo abbastanza mood, no? Dove anche amicizie latitavano, avevo pochi amici, forse un amico solo, decido anche di andare via di casa, ma proprio in un momento in cui ero senza né parte, perché non avevo le capacità per stare. Era più la voglia di stare bene, sì, di allontanarsi, una situazione percepita tossica. Esattamente, quindi vado di casa così all'improvviso, senza tempo dei genitori, proprio per una casa in affitto, faccio tutto di nascosto, quindi un periodo totalmente buio. E contestualmente poi accade che chiudo questa relazione con questa ragazza e dopo, diciamo, un paio di mesi mi riconcilio con il mio genitore, quindi torno a vivere a casa e incontro poi quella che poi è diventata mia moglie. Ok. Incontrando lei poi inizio un po' a cambiare anche questo approccio alla vita, no? E rinizio un pochettino a ricentrarmi su quelli che erano gli obiettivi, su quello che era anche il mio valore, no? In quel momento devo dare, che potevo avere, però essendo sì che non riuscivo a sostenermi solo con questa passione, perché ancora una passione, certo, sia era un lavoro, ma
non riuscivo a sostenere. La tua moglie adesso ti sembra sta a fianco. Sì, esatto. Allora decido di reintegrare con la tinta di mio padre, quindi dargli di nuovo una mano. No, però il problema è che abbiamo due caratteri molto forti e a lungo andare, se dobbiamo lavorare insieme ci scontriamo. Da che decido poi di andare a fare tutta una serie di lavori differenti, quindi faccio sempre questo addestramento, c'è, cioè, sempre presente, però inizio a fare, okay, inizio a fare tanti altri lavoretti. Considera che nel periodo in cui decidiamo di andare a convivere con quella che oggi è mia moglie, e pur di andare ad incrementare quello che era il budget che ci serviva, vado anche a lavorare di notte. Quindi di notte facevo un lavoro e poi al mattino alle 9 mi svegliavo e andavo a fare addestramento, perché poi i miei clienti e le cosine ci sapevano, no? Tant'è che mi ricordo sempre questa cosa: la sera della sua, della festa della sua laurea triennale, io vado via alle 11 perché inizia molto il turno notturno, quindi è anche un po' brutto perdersi una parte di vita familiare perché c'erano questi impegni da sostenere. E succede poi che comunque riusciamo ad andare a convivere, iniziamo la nostra convivenza, io comunque faccio sempre qualche altro lavoretto per riuscire a portare di pari passo avanti le cose, e a un certo punto arriva la Covid. Ma il Covid butta giù ogni castello, ogni cosa che io mi ero creato, sia a livello mentale ma anche a livello economico, perché in quel periodo non ero un gran risparmiatore, cioè non sapevo gestire le entrate, e quindi il fatto di non lavorare, il fatto che tutte le possibilità erano precluse in quel momento, depressione totale, quindi un down proprio totale, dove non potevo lavorare, non c'erano possibilità economiche, non c'era nulla, e in questo mia moglie mi stava molto vicino. Quindi in questo periodo di chiusura totale lei invece aveva un atteggiamento positivo, tutta una serie di cose. Dal suo atteggiamento positivo, per caso, mi imbatto in un libro. Ma proprio non, che libro è? Non mi ricordo neanche come ci sono arrivato, e il libro è Il potere di adesso. Leggo questo libro e mi si crea uno switch mentale, dove sono io che creo la realtà che certo, vado a vivere, no? E sulla base di questo inizio a prendere sempre più libri, quindi passo da libri di crescita personale a libri di marketing, inizio a far viaggiare qualcosa nella mia testa, dove dico ok, ma io voglio fare solo questo nel mio lavoro, come faccio per far sì che l'attività di addestramento mi porti a vivere una vita più che dignitosa, no? Ma anche togliendo delle soddisfazioni a livello economico, stando bene ma facendo solo questo per il tempo che io voglio con le persone che io voglio. Quindi inizio a studiare, che è una cosa che non ho mai fatto. Un conto perché studi perché vuoi, un conto studi perché ti impongono di farlo. Sono due mondi completamente parallele. Inizio a leggere, avevo una media di 5-6 libri al mese, quindi sì, tantissimi libri, inizio a consumare tantissimi contenuti. E da lì inizio a gettare basi. Usciamo dal Covid e lì io inizio a fare una svolta totale, sia in termini di servizi che offrivo. Perché il nostro settore è un settore molto vecchio, secondo me, no? Dove tutti offriamo lo stesso servizio in media allo stesso prezzo e lo facciamo fruire allo stesso modo. Quindi non c'è una diversificazione, non ci sono dei posizionamenti, non c'è nulla. Quindi da lì decido anche di uscire un po' da questo paradigma, no? Che c'era all'interno del mio settore, e vado un pochettino per quello che era la mia realtà a stravolgere anche questo, no? Quindi cambio proprio le possibilità che io davo alle persone e tutta una serie di passaggi. E da lì c'è proprio un cambio totale, okay, sia in termini di fatturato, sia in termini di gestione del mio tempo e tutta una serie di... Si è accorto che in realtà il problema non era fuori ma era dentro. Il problema era dentro. Non era sotto, dentro è cambiato tutto. Esatto. E da lì nasce proprio un nuovo me, no? Ci sono io pre-Covid e io post-Covid, okay, no? Dove adesso, da quanto ero poco anche disciplinato, no? Perché nel momento in cui ho deciso di iniziare a lavorare da solo, anche nella mia routine giornaliera ero un poco disciplinato, quindi mangiavo male, mi svegliavo alle 9:30-10, tutta una serie di passaggi che non erano profittevoli, no? Ad oggi ho una morning routine ben strutturata che mi porta ad avere tutta una serie di passaggi ben chiari, no? E questa disciplina poi mi porta anche dei risultati nella vita di tutti i giorni. Ad oggi ho fatto praticamente 10 passi avanti, cioè nel giro di un anno e mezzo ho fatto 10 passi avanti, no? Perché è un'attività strutturata, ho un team di persone che lavorano con me e per me, dove io ormai mi dedico proprio alla creazione di contenuti, al posizionamento, al fare eventi, quindi a quelle attività poi collaterali
per far sì che arrivino persone, arrivino clienti, arrivino nuove Che è la cosa più, opportunità. che al giorno d'oggi la cosa più importante e Assolutamente sì. difficile. Infatti mi sto spostando anche su, proprio su un aspetto più imprenditoriale del mio lavoro, tant'è che poi un anno fa ho aperto una seconda attività che fa sempre parte del settore del pet, che è una toelettatura per cani. L'ho aperta a pochi chilometri da dove sono posizionato, c'è anche lì una persona che lavora all'interno, un professionista che ci lavora all'interno e la gestisco a livello di immagine, posizionamento e tutto quello che ne consegue a livello imprenditoriale, no? Se dovessi chiederti qual è il momento più felice della tua vita, qual è stato? Ad oggi ti dico quando ho scoperto che mia moglie era incinta, quindi qualche mese fa, Sì, perché che tra poco mi carino. metterò qua. Come hai vissuto questo momento? È un misto di gioia perché lo cercavamo, paura perché dice che okay, adesso cambiano tante cose, no? Sarò pronto, non sarò pronto. E quindi Bello. penso che dovrà ancora, il bello di Deve ancora ancora. vivere, Il momento esatto. più bello della tua vita è quello che devo ancora vivere, ok? Esatto. Ti chiedo dove ti vedi a livello imprenditoriale fra 5 anni? Allora, fra 5 anni mi vedo sicuramente, vedo di aver avviato almeno altre due aziende, che sono due idee che ho. Non mi vedo più in Italia, purtroppo, perché secondo me l'Italia ci dava troppo le ali a livello imprenditoriale, quindi vorrei spostarmi anche. Però mi vedo in una situazione in cui il mio tempo lo dedico alle cose che fanno star bene, no? Quindi a qualcosa che mi porti un valore, che crea un valore e a condividerlo con le persone che amo, quello sicuramente. Essere proprio padrona del mio tempo. Andando verso la chiusura, mi fa molto piacere che tu oggi sei venuto qui oggi. Cosa hai imparato da oggi? Cosa voglio condividere poi con chi guarderà e ascolterà? Che in realtà il vero mondo, quando tu cambi il tuo mondo interno, cambia anche il modo in cui vedi il mondo esterno, no? Tu dici pre-Covid ogni opportunità negativa poi porta con sé un seme di una cosa positiva. In realtà tutto quello che vedi prima per te era vero, come quello che vedi di dopo, no? Se non c'è un change, il libro a volte è solo un momento che ti può cambiare. Eri pronto, sei sempre stato in cerca di qualcosa da fuori, ma in realtà il cambiamento era dentro. Sì, nel punto più basso della mia vita, che quando proprio ho raschiato il fondo, non c'era più niente da toccare, è da lì che ho trovato la spinta per la risalita. Esatto. Sì, c'è un bellissimo libro, magari hai letto, che è Pensare a chi c'è stesso, L'ho letto Napoleonino. quattro Esatto, quindi sono volte. campione del mondo. Ma in realtà là ti spiega tutte queste cose che vi abbiamo detto, vai giù, quando vivi un momento negativo, se nessuno te lo insegna dici ok, la vita fa schifo, Sì. ma se lo vivi da un punto di vista diverso, ovvero se sto vivendo questo perché sta arrivando qualcosa di meraviglioso, anche il modo in cui affronti il mondo in maniera dopo Assolutamente. è Di diversa. quel libro mi è rimasta impressa la frase che tutto ciò che l'essere umano può immaginare può anche farlo. Quella secondo me è una frase impagabile. Poi è usare Walt Disney, no? Se puoi immaginarlo, puoi farlo. E prendendo in chiusura, uno dei concetti che poi quel libro, se lo leggi adesso, percepisci una cosa. Se lo leggi fra 6 mesi, mi impari un'altra. A seconda del momento di vita in cui sei, capisci qualcosa. E l'ultima volta che l'ho letto, forse qualche mese fa, in audiolibro però, mi parlavo della fede. La fede non come fede Certo. religiosa, ma la fede in quello che fai, che è qualcosa che non puoi vedere ma che puoi sentire. E credo che comunque anche nel tuo percorso di vita, continui a cercare fuori, il corso di là, una cosa di là, stavi cercando qualcosa, però non hai perso fede in quello che facevi. Che magari adesso è quello che fai, ma secondo me è più uno stato emotivo che vuoi ottenere futuro. Sì, sono d'accordo. Esatto. Che lo cerchi, magari in futuro potrai anche cambiare quello che fai, ma starei bene, quindi far stare bene le persone che stanno con te. Andiamo in chiusura e vorrei ringraziarti di aver condiviso la tua storia con noi e averla messa a disposizione di tutte le persone che Grazie, è ascolteranno. stato un piacere.